Voi sapete che... Sì, sì, ma adesso andiamo a vedere Mao Zedong. Invece la buona notizia è che il secondo triplo tolpo è... Voi sapete che... Sì, sì, ma adesso andiamo a vedere Mao Zedong. Sempre sul filo del rasoio. Secondo triplo axel col doppio toloop anche. Buono triplo loop. Buono il triplo flip col doppio loop. Più leggera, più briosa. Bene. A ottenere il primo posto. Doppio axel. Vancouver ha ottenuto 131,72, le basterebbe questo per andare in prima posizione. Sì, però a Vancouver erano stati conteggiati i due triple axel e non aveva invece saltato per niente l'ultimo triplo. Qui il tutto sta in quei triple axel, intanto sul ghiaccio c'è qualcosa, ma lei l'ha evitato. Per un singolo non dovrebbe essere un problema, se l'ha visto sicuramente può fare in modo di evitarlo.
Intanto si è staccato una frangia dal costume e adesso è pericolosamente proprio al centro. Ormai sulla fine, tolto la combinata. Io credo che la sua gara si giocherà sul triplo axel. Se ne vengono dati puliti, buoni, allora sarà un ottimo punteggio. Se vengono degradati invece sarà deludente. Da Birman. Mao Asada, mandiamo su. Sapete che sì, ma adesso andiamo a vedere Mao Asada. Invece la buona notizia è che il secondo triplo tolup è stato dato pulito, invece è stato degradato il triplo tolup in combinazione col doppio tolup. www.mondialiditorino.rai.it per le vostre osservazioni anche su questa valutazione, potete chiederlo proprio ai nostri esperti. Toio con la rotazione. Preludio numero 3, opera 2, Campare di Mosca di Sergei Rachmaninov, arrangiato da Stokowski per l'allieva di Tatiana Tarassova. Il braccio su, sono incerta. Basterebbe totalizzare 122 e 72.